Gli italiani sono grandi risparmiatori ma cattivi investitori. Che cosa gli manca per essere promossi da risparmiatori a investitori? Il fatto che la prima motivazione di risparmio sia il far fronte all'imprevisto o agli imprevisti fa sì che l'azzeramento della variabile tempo porti comunque a una rinuncia dei rendimenti. Qual è lo strumento, la funzione dello strumento, lo strumento ideale per poter avviare, agevolare questo passaggio e ovviamente ottimizzare nel vero senso della parola le disponibilità scarse per definizione, per quanto le persone siano ricche. Richard Taylor, e anche Daniel Kahneman e Amos Tversky, che la ricchezza è una situazione relativa, sono le variazioni quelle che contano, e la gestione delle perdite, ma con degli strumenti fatti appositamente per contenere le perdite. Sostanzialmente questi strumenti sono quelli di natura assicurativa, quindi sono disponibilità in termini economici, sebbene non perfette, però che sicuramente contengono dalla perdita. Qual è la grossa difficoltà, se posso continuare a, diciamo, nodo da risolvere, è quello che finché noi non avremo risolto con degli strumenti concreti di disponibilità oggettiva, che poi avvenga o non avvenga il fatto, è chiaro? E quindi quali assicurative, saremo sempre resistenti, avversi sostanzialmente a prendere dei rischi. E quindi, per quanto ci possano prospettare il medio-lungo termine, come diceva Richard Taylor, per superare il myopic loss aversion, è una condizione necessaria ma non sufficiente se non abbiamo soldi reali, disponibilità reali che possono essere date da strumenti assicurativi. Un ultimo aspetto, nel Daniel Kahneman e Amos Tversky, nella loro teoria della prospettiva, che cosa ci insegnano? Che i mancati guadagni per un ECOM, un essere razionale, sarebbero identici alle perdite certe. La domanda che mi pongo è: quanti soldi ci sono in termini della possibilità di acquistare premi assicurativi nei mancati guadagni degli italiani? Che cosa comporterebbe questo? Fonte di disponibilità in caso di perdita. Effetto benefico? Che da saver, quando so di avere un materasso sotto, dal momento in cui non siamo tutti figli di agnelli, possiamo dire, quindi abbiamo bisogno, lo stato sociale ha questa funzione, quindi lo strumento assicurativo potrebbe avere questa funzione di disponibilità in caso di perdita, libera emotivamente anche il cliente a poter subire delle oscillazioni ed ad allungare la prospettiva temporale. Poi che io faccia le valutazioni una volta al mese, una volta all'anno, ma siamo già su un altro livello, chiaro, da saver, risparmiatore a investitore. Prima la sicurezza in quest'ordine, in funzione della sopravvivenza, di avere il buffer che mi trattengo, e poi posso puntare verso il guadagno con maggior serenità. E in questo passaggio i consulenti che ruolo possono giocare nell'aiutare in questo passaggio i clienti? Allora, in primis i consulenti devono essere consapevoli delle proprie distorsioni e condizionamenti di un mercato che offre prodotti. Un mercato che offre prodotti non fa altro che rinforzare questo narrow framing o, come si dice, topical mental accounting, che sono conti mentali separati, il che non ci permette di vedere a 360 gradi quali sono, è chiaro, faccio la diversificazione ad hoc per prodotto, per banca o per intermediario, però qual è sempre la paura sottostante e che cosa non voglio assolutamente? Certo che voglio guadagnare, ma soprattutto non voglio perdere. Se il consulente finanziario acquisisse o considerasse anche strumenti di natura assicurativa, solleverebbe questo, anzi, come dicevamo prima, risparmiatore da questo peso emotivo molto forte, ma con strumenti concreti. Qui non si tratta di buttare, è chiaro, fumo negli occhi, semplicemente fornire gli strumenti che poi per loro rappresenterà una specie di stop loss
una asset allocation, il vero senso della parola assicurativa, per poi andare a fare la diversificazione finanziaria. Quindi è nel beneficio anche del consulente. Per quale motivo? Con questo concludo, che la prima fonte di perdita sta nello spreco. Che cos'è lo spreco? Non riconoscere la funzione degli strumenti che ci sono sul mercato, assicurativi, finanziari e bancari. Il cliente usa uno strumento bancario per gestire un problema di natura assicurativa e con questo perdiamo tutti.